Benvenuti al secondo giorno di questo appuntamento della Civil Week 2022 di Milano. Siamo qua con Pietro, il presidente adesso dell'associazione Robin Hood, ci dirà meglio di cosa consiste. Passo subito la parola a lui. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. L'associazione esattamente si chiama Movimento per la Giustizia Robin Hood, Avvocati Senza Frontiere, che è uno sportello, una rete di legali, di giuristi, non solo giuristi ma anche giornalisti, collaboratori, che volontari che partecipano alle attività che sono finalizzate appunto a garantire una giustizia veramente uguale per tutti, degna di questo nome, che possa garantire i diritti delle persone più deboli di fronte agli abusi del potere, della pubblica amministrazione, di soggetti in posizione dominante, mafie, multinazionali che possono appunto controllare anche i gangli della giustizia italiana. Ecco, tutto quello che chiaramente vediamo anche intorno a noi, magari venite pure davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. Queste foto, chi rappresenta e che cosa rappresentano? Ma questa è una mostra fotografica che è partita da uno scambio di collaborazione con il comitato Non Dimenticarmi, che ha realizzato per il 52esimo anniversario della strage di Stato di Piazza Fontana un'opera monumentale di cui poi vi parlerà Ferruccio Ascari, che è, diciamo, l'animatore deus ex machina, no? Mi permetto di dire, di tutta questa magnifica, anche se chiaramente molto difficile storia della nostra città, del nostro paese, attraverso appunto la strategia della tensione che non è ancora finita, no? Da 52 anni a questa parte, dove purtroppo siamo qui per questo, le vittime, le famiglie delle vittime, le stesse vittime di tutte le stragi non hanno ancora trovato i mandanti, cioè la magistratura non ha avuto la forza di andare a scavare in profondità, di indagare, anche se in realtà poi le responsabilità sono ben chiare, lo sappiamo bene. Le stragi, si parla di stragi di Stato perché a partire da Piazza Fontana provenivano da reparti della NATO. Perfetto. Depositi della NATO, per esattezza. Io parlerei, se possibile, proprio con Ferruccio, l'allestitore di questa mostra. Può raccontarci di questa mostra? Ma dunque, io più che deus ex machina, come gentilmente diceva Pietro, sono semplicemente l'artista che ha preso in carico il progetto di una scultura, di un'installazione ambientale urbana abbastanza monumentale, perché il comitato Non Dimenticarmi teneva a supplire all'assenza da parte delle istituzioni di un'opera che commemorasse tutte le vittime delle stragi a partire da Piazza Fontana. Milano è il luogo più idoneo per questa collocazione, perché a Milano c'è la prima delle stragi della strategia della tensione, la strage di Piazza Fontana appunto, con i suoi 17 morti, non ricordo più quanti feriti, e poi con la 18ª vittima, appunto Giuseppe Pinelli, che è vittima di una macchinazione tesa a depistare le indagini. Infatti si parlò per molti anni di Valpreda come degli anarchici, come possibili attentatori, laddove invece la verità non solo giudiziaria, perché quella ha zoppicato appunto per molto tempo, ma la verità storica ha determinato senza ombra di dubbio che la strage trovò mandanti gli apparati dello Stato, certo, e come esecutori Ordine Nuovo e i neofascisti. Dunque un memoriale che ricordasse queste tragedie, e non solo quella di Piazza Fontana, ma tutte le stragi sino al 1980, dove si consuma quella più con le vittime più numerose, 80 credo, la stazione di Bologna. Ecco, questo è... Perfetto. Vogliamo ricordare del perché è importante ancora una volta, soprattutto durante la Civil Week,
essere presenti a questo evento a livello proprio di città di Milano? Beh, Silver Week è stata per noi una grande occasione, devo dire che siamo grati agli organizzatori perché ci consente di fare la cosa più importante per noi, quella di avere un pubblico cui raccontare questa storia, perché soprattutto le nuove generazioni hanno le idee abbastanza confuse riguardo agli autori di queste stragi. Molto spesso, se tu chiedi ad un giovane chi pensa abbia commesso queste stragi, invece di dirti gli apparati dello Stato e come manovalanza i gruppi neofascisti, ti dice le Brigate Rosse. Certo. Ecco, che vuol dire che è una storia tragica anche quella, ma comunque altra rispetto a ciò di cui noi ci occupiamo come comitato, la strategia della tensione. Certo. Grazie ancora. Possiamo sentire qualche altro esponente di questo bellissimo movimento? Continuerete fino a domenica questo stand in contatto? Allora, l'associazione sicuramente continuerà fino a domenica. Okay. Hanno invitato e deciso di includere in questo momento di ricordo e di impegno civile anche la figura di Giuseppe Pinelli, e quindi di coinvolgermi in una serie di serate, perché viene messo in scena Morte accidentale di un anarchico all'Anteo, e quindi questo si riallaccia con l'iniziativa di non dimenticarmi, no? Questa installazione artistica, quindi attraverso l'arte continuare a far veicolare la memoria, no? E anche il modo per avvicinare le generazioni più giovani a quello che è avvenuto e a quello che ancora non è stato risolto. Perfetto. Possiamo trovare qualche pagina per chi volesse avvicinarsi a vostri movimenti o quant'altro? Avete, diciamo, modo di intervisto, mi sposto io e vengo io da voi. Avete modo di poter avvicinare? Noi abbiamo i siti innanzitutto, sì? Online, abbiamo Facebook, abbiamo Instagram adesso, della voce, sia la voce di Robin Hood che il nostro giornale online, molto importante, dove noi mettiamo comunque tutte le informazioni di cui molto veniamo a contatto, no? Tutte le informazioni che ci arrivano, e poi cerchiamo sempre attraverso la voce di Robin Hood di ricordare appunto, no? Situazioni che magari passano inosservate. Certo. Poi abbiamo il Movimento per la Giustizia Robin Hood, che l'associazione, anche, no? Il nome, che è il nome, esatto, che diciamo è il cuore da cui è, certo, nato tutto. E poi Avvocati Senza Frontiere, sono tre siti, quindi c'è sia il sito, c'è Facebook, Instagram, voi lo trovate tutto online. Perfetto. E da lì potete comunque risalire anche Twitter, dicono, anche Twitter. Perfetto. Adesso sì, quindi... per noi, poi questo per noi è stato molto importante, perché cioè a un certo punto ci siamo detti cosa possiamo fare, no, per questa settimana. Certo. Allora abbiamo detto, ci siamo incontrati e abbiamo detto, noi in genere quando ci sono gli anniversari, no? Cioè, sì, ci si ricorda, no? Però abbiamo detto, questa è la volta che abbiamo detto vogliamo approfondire, tornare un po' indietro, no? Portare indietro un po' nella memoria e andare comunque a comprendere, no? La sofferenza anche delle persone che veramente in quel periodo, no? Le famiglie, certo, no? Perché non è solo una questione di anniversario. Quindi, e questo ci ha fatto sì proprio di nuovo approfondire. E poi è molto bella la frase, non so, c'è un video di un'intervista di Valpreda, molto bella, in cui lui dice a un certo punto la giustizia, no? Proprio lui dice, a volte spesso non esiste, non c'è, noi siamo ormai, no? Ci crediamo poco, però lui dice la verità esiste, no? E quindi noi vogliamo veramente ogni volta che esca la verità, perché ognuno di noi sa nei propri cuori, certo, qual è la verità e la vuole trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni. Perfetto. Cioè questo è il nostro, la nostra mission, obiettivo, diciamo, mission il nostro obiettivo. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille a tutti per l'impegno, per la condivisione. Continuate a seguire i programmi di Milano All News.